Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sono stati fondamentalmente data mainati tutti i particolari di questa nuova campagna riguardante Final Fantasy 9 su Final Fantasy 7 per Crisis, e al tempo stesso sono stati data mainati dati anche di altre campagne che si uniranno, diciamo, in un modo o nell'altro all'interno di questo periodo. E devo dire che io sto facendo uscire i video in contemporanea con l'evento, quindi noi abbiamo data mainato, o per meglio dire sono stati data mainati i dati già ieri, però voi quando vedrete questo video l'evento sarà già uscito. Perché questa scelta? Perché non so qual è ancora la tolleranza e la politica che vogliono adottare nei confronti dei data miner, dato che ci sono stati casi in cui data miner sono stati beccati e successivamente bannati dal gioco. Io per il momento non voglio rischiare nulla, quindi farò uscire i dati solamente nel giorno dell'evento, quindi non li farò uscire prima. Ecco perché voi state vedendo questi video il giorno stesso, mentre ho visto che altri content creator hanno già pubblicato tutto il giorno prima. Io vedrò effettivamente che cosa succederà, perché nell'eventualità non dovessero esserci ripercussioni, allora anche io dalla prossima volta o dalle prossime volte pubblicherò anticipatamente i contenuti. Quindi ci tengo giusto a fare questa piccola premessa, perché qualcuno potrebbe pensare del fatto che io non abbia trattato l'argomentazione, ma in realtà sono semplicemente prudente. So che con Opera Omnia, per esempio, c'è una tolleranza per quanto riguarda il data mining, quindi posso parlarne in anticipo, ma su Final Fantasy VII Ever Crisis ancora non so come vogliono gestire il tutto, anche perché mettono queste informazioni appena il giorno prima, quindi non so se ci sarà modo di poter gestire la cosa. Comunque, fatta questa piccola premessa, eccovi tutti i dettagli della nuova campagna, tutti i dettagli delle nuove armi disponibili nei vari banner e tutto quello che dovete sapere della nuova campagna di Final Fantasy IX. Cominciamo partendo dagli outfit. Questi saranno i due outfit disponibili a partire ovviamente da oggi. Parlerò ovviamente al presente perché il video uscirà in concomitanza con l'evento, quindi saranno disponibili da oggi sia per Cloud che per Tifa. Come avevamo già detto dall'analisi del trailer, l'outfit di Zidane e l'outfit di Amaranth, quindi finalmente primo vestito per Tifa e 14° vestito per Cloud. Un vestito che boosta HP e boost di abilità fisica. Due outfit che io sinceramente non sottovaluterei, specialmente per Cloud, per chi come me lo possiede DPS fisico, e per Tifa, che come DPS fisico può dare tante soddisfazioni, può debuffare e può essere comunque un personaggio veramente veramente viabile. A me piacciono molto questi outfit, anche perché hanno quel boost HP che sinceramente schifo non fa, e poi la potenza delle abilità fisiche, che unita ovviamente a delle buone statistiche e anche a delle buone sub-weapon, consentono veramente di poter incrementare questo valore. Bisogna vedere quanto sarà il boost di abilità fisica, perché se già partiamo con un 10, cioè 10 punti in HP e 10 punti di boost di abilità fisica, non è affatto poco. Vi assicuro che non è affatto poco, quindi mi piacciono tecnicamente molto. Mentre invece queste sono le armi, addirittura Cloud prende un'abilità, proprio il nome dell'abilità di Zidane, e anche Tifa, dove appunto abbiamo Free Energy, che addirittura era un'abilità trans, se non mi ricordo male, di Zidane, dove praticamente riusciamo ad infliggere fino a 1300% di volte danno non fisico
scusatemi, non elementale, fisico al nostro avversario. Questo sarà un evento un po' particolare perché non si privilegeranno gli eventi, ma si privilegeranno tutti i danni neutrali o comunque non elementali. Da un lato può essere una cosa carina, effettivamente, d'altro lato un po' mi colgono di sorpresa. Perché dopo che ci hanno dato comunque la possibilità di utilizzare elementi diversi durante tutto questo periodo, qui addirittura non utilizzarne proprio è abbastanza particolare. Mentre invece per quanto riguarda Tifa abbiamo l'abilità No Mercy, dove praticamente infliggiamo il 720% di danno non elementale fisico e inoltre riusciamo drasticamente ad aumentare il nostro attacco fisico. Quindi non solo danno ma anche buff mentre facciamo il danno. Quindi diciamo che Tifa a mio avviso qui probabilmente prende più riflettori di Cloud. È vero che Cloud ha un'arma che fa infinitamente più danno, perché abbiamo 1300%, fondamentalmente è una limit, cioè è quasi una percentuale di una limit, dato che le limit praticamente girano sui 1600, 1700, 1800 danni, cioè 1800% volevo dire. Qui il moltiplicatore è praticamente una limit, se vogliamo dirla tutta. Mentre invece Tifa abbiamo comunque una riduzione del 720%, che però aumenta l'attacco. Quindi non è una cosa da poco, cioè abbiamo danno e buff in attacco fisico. Quindi abbiamo questo 2 in 1 che sinceramente parlando non mi dispiace proprio. Andiamo ancora avanti, questo lo vediamo dopo, dove praticamente verrà inserito come per Sephiroth la Frenzy Battle dell'Iron Giant, quindi anche qui avremo modo di ricevere le ricompense per chi ha completato la Crash Coop o la Crash singola per quanto riguarda ovviamente l'evento dell'Iron Giant. Noi, come la scorsa volta, fortunatamente siamo riusciti a completarne un paio, quindi qualcuno sicuramente di voi che è stato in live con me e ha avuto la possibilità di partecipare insieme a me ha comunque avuto modo di ottenere queste ricompense, quindi mi fa comunque piacere aver aiutato il gruppo. Successivamente abbiamo anche la campagna di comeback, quindi tutti i giocatori che ovviamente ritorneranno a giocare avranno la possibilità di ottenere 20 ticket e 20 stamina tonics. Non so se varrà per tutti in realtà, perché questa forse è una campagna appunto di comeback, quindi per tutti quei giocatori che magari avevano quittato e che ora invece possono ritornare riceveranno questo piccolo bonus. C'è da dire che qualche giocatore ha mollato la nave dato che si era stancato anticipatamente e, come detto anche da altri giocatori della mia community, purtroppo il gioco è molto farmoso in alcuni momenti, risulta essere veramente veramente molto farmoso, però fondamentalmente il gioco cerca in un modo o nell'altro comunque di tenersi i suoi giocatori, e questa è una cosa che a me comunque fa piacere. E poi iniziamo con le vere bombe di questo. Cominciamo con le vere bombe di questo evento, perché esiste la campagna crossover con Final Fantasy IX, dove addirittura avremo un totale di 150 free draws, quindi saranno praticamente una pullata gratuita per ben 15 giorni. Abbiamo esattamente 15 giorni di free summon. Non so se, vabbè, molto probabilmente sì, per essere 15 giorni avremo sicuramente il banner a parte come lo abbiamo avuto in precedenza, dove potremmo fare la free summon, perché ovviamente sarebbe stato troppo bello avere la summon giornaliera sul banner dell'evento. Purtroppo non sarà così, vi avviso già che il banner sarà a parte, dove ci saranno tutte le armi di gioco, però comunque sono free summon.
sono comunque 15 giorni di daily free, e questo è assolutamente incredibile. E poi avremo anche la possibilità di raccimolare fino a 9000 blue crystal grazie a tutte le missioni e ovviamente tutto il farming che sarà possibile effettuare all'interno dell'evento stesso. Quindi comunque 9000 cristalli sono 3 pool, e volendo si possono sfruttare queste pool dentro il banner dell'evento per tentare comunque di prendere almeno una delle armi, perché comunque 9000 sarebbero 3 pool. Se avete la media di 2 stamp a pool, riuscite ad ottenere almeno una delle armi dell'evento. Quindi io probabilmente sfrutterò questa cosa per prendere l'arma di Tifa, probabilmente, se ci arrivo, oppure se noto che poi comunque non ne ho bisogno, preferisco andare avanti. Purtroppo devo raccimolare, ho speso troppo in questo periodo, quindi devo ricominciare ad accimolare per l'eventualità del nuovo personaggio rilasciato con la storia. Andiamo ancora avanti con un'altra meccanica carina inserita all'interno del gioco, dove praticamente l'equipaggiamento e le armi ci consentiranno di ottenere un bonus per quanto riguarda l'acquisizione di oggetti all'interno dell'evento. Quindi diciamo che per tutto il periodo probabilmente della campagna e anche nell'evento stesso, ovviamente collegato con Final Fantasy 9, avremo la possibilità di poter ottenere più ricompense se indossiamo l'outfit dei personaggi, che ci danno addirittura un 20%, e poi un bonus per quanto riguarda le armi fino a in base a quanti overboost riusciamo a fare alle armi. Quindi l'arma base darà il 10%, il primo overboost boost rosso 15%, fino a salire e arrivare al, diciamo, all'overboost rosa, quindi l'overboost finale, che ci daranno addirittura il 100% delle risorse in più durante il farming. Quindi è una meccanica carina che comunque ti consente anche di sfruttare quello per cui stai pullando, e questo ci sta, secondo me ci sta. È un po' come anche su Brave Exvius, dove se usi personaggi sinergici dell'evento ottieni punti job in più, o comunque hai la possibilità di ottenere qualcosa in più. Successivamente andiamo avanti, perché sono stati presentati anche i boss. Quindi il primo valzer, che come appunto ho detto in live, era comunque resistente al ghiaccio, in quanto lo incontravamo all'interno della caverna di ghiaccio, se vi ricordate. E quindi giustamente qui il mio Sephiroth un pochettino rimarrà un attimo bloccato, perché giustamente io ho Sephiroth come DPS magico ghiaccio, quindi dovrò utilizzarlo probabilmente non elementale. Posso comunque farlo perché le armi ce le ho. Non ci sono sigilli raccomandati, non ci sono altre raccomandazioni, tranne ovviamente della resistenza a ghiaccio del nostro avversario. Non c'è neanche la debolezza, perché pensavo gli mettessero comunque una debolezza, fuoco o vento al massimo, giusto per dare magari un incipit, anzi per dare più che altro un, neanche un incipit, ma per dare comunque una sorta di bonus, no, a tutti coloro che avevano pullato nei banner precedenti. Invece questa cosa non c'è. Successivamente invece il secondo valzer, che è quello un po' più resistente, un po' più forte, resiste praticamente fuoco, ghiaccio e tuono addirittura, e il sigillo triangolare è quello che ci viene consigliato per fondamentalmente il break nei confronti del nostro valzer. Anzi, questo addirittura è il terzo valzer, che sinceramente non so se combatteremo tutti insieme, perché sono stati presentati ma non so se li combatteremo tutti insieme. Se dovessimo combatterli tutti insieme succede un casino probabilmente, ma non credo. Credo saranno comunque, diciamo, tre boss separati. E poi infine abbiamo il valzer numero 2. Ho messo le immagini al contrario, non so perché. Vabbè, il valzer numero 2, che praticamente possiamo ovviamente utilizzare tutti gli elementi tranne il fuoco, quindi già qua andrà sicuramente meglio per me in primis. Non ci sono raccomandazioni di sigilli e non ci sono raccomandazioni di attacchi, quindi diciamo che fondamentalmente
queste sono le tre battaglie con i tre Valzer. Andiamo avanti perché ovviamente essendo un evento avremo anche l'arma free to play e il costume free to play da farmare, che sono per l'appunto la Vivi's Magical Gun per Lucia e anche il Vivi Outfit sempre per Lucia. Questa è un'arma che sinceramente a me piace tanto perché è un'arma free to play ma sblocca un attacco AOE. Cioè sblocca un attacco che fa danno a tutti i nemici, cioè danno fuoco a tutti i nemici, sinceramente parlando non è male. E come Refined Abilities addirittura ha la possibilità di incrementare l'attacco magico fisico. Stiamo iniziando probabilmente ad ottenere comunque armi free to play decenti. Ci sono un paio di armi a questa parte che si stanno in un qualche modo aggiungendo, che sono niente male. L'arma di Red per esempio era comunque buona, nonostante ovviamente ci siano personaggi e anche condizioni migliori per infliggere la difesa fisica down. Però comunque sia, è comunque un'arma free to play, aumenta tante stats, aumenta buone refined abilities. Qui invece abbiamo addirittura un attacco AOE di tipo fuoco. 290% come moltiplicatore è bassino, però considerate il fatto che per l'appunto stiamo parlando di un'arma AOE. Quindi le armi AOE purtroppo hanno una potencies minore, ma che comunque sia fanno danni a tutti. E poi ovviamente anche come Refined Abilities credo che questa sia una grande arma. Successivamente abbiamo appunto il bannerino che verrà inserito sicuramente nelle news, dove appunto abbiamo l'anteprima di quello che sarà il Vivi Outfit. Quindi abbiamo praticamente la staffa di Vivi realizzata come fucile per Lucia, e poi successivamente abbiamo appunto l'outfit di Vivi, che sarà quello che noi utilizzeremo per la nostra Lucia. Inoltre, per quanto riguarda, anzi soprattutto grazie alla versione giapponese, sappiamo già quello che effettivamente abbiamo nella seconda parte dell'evento: un'arma per Glenn con 360% di danno fisico non elementale, che tra l'altro abbassa l'attacco fisico del nostro avversario. Quindi altra arma free to play estremamente buona, sicuramente avrà l'attacco fisico down di un livello solo, quindi avrà max potency mid probabilmente, quindi sarà low e max potency mid, così come abbiamo avuto le armi di Red e l'arma di Zack, che facevano appunto la riduzione della difesa fisica low e mid. Qui avremo probabilmente lo stesso principio, e però come Refined Abilities abbiamo comunque l'incremento della potenza magico fisica, quindi anche questo sarà abbastanza interessante. Glenn prende una grande arma, questa secondo me per Glenn è comunque una grande arma, sempre vi ricordo è comunque una free to play, quindi portabilissima a overboost massimo, quindi vuol dire buon incremento di statistiche e soprattutto buon incremento anche di refined abilities, se ovviamente dobbiamo considerare anche la core ability, perché se vogliamo equipaggiarla come arma primaria o secondaria dobbiamo considerare le refined abilities. Qui abbiamo comunque delle decentissime refined abilities, quindi direi che va benissimo. Detto ciò, non abbiamo altri aggiornamenti per quanto riguarda ovviamente l'evento di Final Fantasy 9, che sarà disponibile da oggi. Vi ricordo che io vi faccio l'audio praticamente al presente, perché farò uscire tutto il materiale direttamente domani, cioè nel senso oggi, voi lo vedrete oggi, mi confondo anch'io, però voi lo vedrete oggi, il giorno dell'evento. E quindi bella campagna, assolutamente belle campagne, anzi quelle che
verranno introdotte all'interno del gioco. Vi auguro tanta fortuna con i pull, se avete intenzione di pullare. Io come sempre per il momento vi abbandono, ci vedremo sicuramente in live per parlare dell'evento, magari fare le free pull e le pull con i ticket in live, che l'altra volta mi hanno portato bene, e poi come sempre farmeremo insieme l'evento, discuteremo e avremo modo di confrontarci con tutto quello che sarà in generale l'evento di Final Fantasy 9. Quindi vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!